Senta Fascetti, ho sentito di questa storia del bridge e della confusione organizzata. Cos'è? Chiariamo le idee. No, è una confusione organizzata. Dico che giocando sempre con gli stessi schemi, l'avversario prima o poi le capisce e sei fregato. Quindi nel calcio, come in tutti gli altri giochi e sport, bisogna inventare sempre qualcosa, cioè essere imprevedibili. Dobbiamo aspettarci di tutto? No, di tutto no, giocheremo sempre in 11. La confusione organizzata e le finezze del bridge non impressionano Lidl, che da vecchio giocatore di briscola cala l'asso nel primo tempo e poi soffre un po' nella ripresa. Il Lecce paga subito l'emozione dei suoi esordienti a San Siro e la rete di Virdis, nata da un intelligente passaggio di Galli, sembra l'inizio di una pioggia di gol rossoneri. Le punte Virdis ed Hatley, ben sorrette da Ivani, Wilkins e dal lavoro del collettivo, sembrano in giornata positiva, la manovra milanista è fluida e decisa. Hatley vuol dimostrare ai compatrioti che le critiche sul suo conto sono ingenerose. Evani ha la palla del 2-0 ma la manca così. La vittoria, che sembra troppo facile, in effetti non è poi così scontata. Ed infatti, superato lo shock dei primi 20 minuti, il Lecce comincia a girare bene. I più anziani guidano il coraggioso assalto alla porta di Terraneo. Orlandi, Causio, Enzo, Raise ed Alberto Di Chiara sembrano i più incisivi fra i giocatori salentini. Quando Di Chiara si stira, entra in campo l'ex milanista Paciocco. Hatley vola verso il gol, Miggiano lo contrasta assai bene. L'inglese è in giornata ma il gol non lo vedrà. Anche nella ripresa la marcatura su Hatley è implacabile. Miggiano segue passo passo l'inglese e le fonti di gioco milaniste si inaridiscono. È il Lecce a tentare il pareggio. Pasculli va al tiro spesso, ma senza grossi risultati. I tifosi del Milan cercano di scuotere la loro squadra che, dopo aver subito, torna in avanti. Virdis è il più pericoloso della squadra rossonera. In questa circostanza salva Negretti. A questo punto capitano due episodi che faranno discutere. L'intervento di Stefano Di Chiara su Virdis in area e poi il fischio di Pairetto che toglie a Paciocco la gioia del gol del pareggio. Alla fine i leccesi Fascetti e Causio diranno: il rigore, che dalla panchina secondo me c'era, è un gol che non ho capito perché l'ha annullato. Comunque la politica delle compensazioni non sta bene. Ma io non voglio discutere assolutamente, il Milan ha giocato bene, forse ha meritato anche di vincere, però quando i gol si fanno e sono regolari bisogna darli. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle grosse occasioni, c'è stato quell'episodio del rigore che poteva portarci su 2-0 e chiudere la partita. Il signor Pairetto forse ha avuto un attimo di indecisione, perché come è entrato lui ha preso prima la gamba e poi la palla, quindi può essere stato così tratto in inganno. Esaurite con Virdis le polemiche, occhio alla Coppa. Guai in vista per il Milan, come dice Lidl. Purtroppo abbiamo due infortuni abbastanza serie, in questo senso che non so se recuperiamo Etli e Baresi per la partita mercoledì, è ancora in incognito.